Eccoci ancora con l'amico Alessandro Fizzotti, molto, molto sorridente, sì, molto, sì, molto allegro. L'aria dell'estate, ma sì, diciamo, l'aria dell'estate a noi cambia la vita. Sì, diciamo, e noi vogliamo parlare d'estate di tecnologie. Parliamo di tecnologie, perché ci sono delle novità entusiasmanti e so che Luciano è sempre sul pezzo, diciamocelo, no? Perché voi lo sapete, lui vive praticamente attaccato al computer. Dal mattino alla sera tu lo chiami a qualsiasi ora, lui ti sa dire di tutto, quello che fa Matteo Renzi, se va in bagno, non va in bagno, quello che fa non è vero, mi diverto molto con il computer, anche perché io ritengo che il computer ci abbia regalato ancora più creatività, se naturalmente ce l'abbiamo. Poi ci sono dei geni, diciamo che ci sono dei geni che saltano fuori con delle idee pazzesche. Sì. Per esempio, avete delle piante a casa e non avete il pollice verde? Allora c'è il parrot flower. Lo so. È preparato, che è un oggettino che sembra un pappagallo, esatto, che lo infili dentro la terra o del tuo vaso o vicino alle piante del giardino, eccetera, e poi con un'applicazione ti dice quando le piante hanno sete e dico aiuto. Allora, a distanza, volendo, se hai tutto l'impianto dell'innaffiamento, puoi far partire l'innaffiamento. È pazzesca questa cosa, però non è solo per chi ha il giardino, ma anche per chi ha un semplice vaso e magari non ha il pollice verde perché l'amico gli ha regalato una pianta, potrebbe essere la soluzione della vita. Io per esempio sono riuscito a far morire un bonsai non ha mai bisogno di bere, questo ve la dice lui. A dirti la verità, ci sono riuscito anch'io, un bel bonsai a forma di ulivo eccetera, poi l'ho dimenticato fuori dalla finestra. Beh, povero bonsai, è come dire uccidiamolo, scusami. Ma ci sono delle belle novità anche per gli animali, esatto, e qui apriamo la famosa parentesi, cerchiamo d'estate di rispettare i nostri amici animali, per chi ha cani e gatti non abbandoniamoli, non lasciamoli soli, ma soprattutto non lasciamoli per strada, perché il vero dramma è quello, facciamo male a loro ma rischiamo di fare male anche agli altri. Certo, li abbandonate lì nelle autostrade, questi poverini soffrono, ci fanno una grande compagnia e sono assolutamente affidabili con noi, sono i nostri migliori amici, quindi cerchiamo di coccolarceli se abbiamo animali, appunto. Però se avete animali purtroppo li volete lasciare a casa, il meglio sarebbe se voi andando in vacanza ve li portaste dietro, eccetera, eccetera. Ma se li lasciate a casa, è arrivata la soluzione, perché è arrivato il video telefono per cani e gatti. E qui c'è gente che già dirà: ma come? È certo. Questo video telefono, ahimè, ancora in Italia non è arrivato, lo trovate negli Stati Uniti. Però si può ordinare. Eccetera. Che cos'è il video telefono? A casa, dove il cane, il gatto, il cane abbaia, il gatto miagola, eccetera, tutto tristanzuolo perché non c'ha il padrone, che cosa fa il cane o il gatto? Può andare davanti ad un video, c'ha un tappetino con la zampetta preme sul pulsante e via, parte il collegamento diretto con il cellulare del proprio padrone. Pensate che bello, siete lì sotto al sole che vi state abbronzando e il vostro cane o il vostro gatto vi chiama in quel momento, vi chiama e voi vi sentite profondamente in colpa perché lo avete lasciato Toby, per esempio, l'abbiamo lasciato a casa, quindi inizi a parlare col tuo cane, inizi a parlare, lui miagola e abbaia e tu abbai, perché noi parliamo abbaiando ovviamente, ma poi siccome voi vedete tutto questo attraverso l'applicazione e in questa applicazione c'è un pulsantino che farà piacere al cane e al gatto, perché magicamente grazie a questo pulsantino voi non darete altro che un input per far uscire dal video telefono davanti al cane o al gatto un bel croccante. Cantino. E quindi quando il gatto e il cane sarà così abituato che dopo una vostra telefonata partirà il croccantino, preparatevi ad una rottura costante di telefonate dal vostro cane e dal vostro gatto. Ma in ogni modo comunque diciamo il nome, no, di questa si chiama Pet Chats.
Pet Chez, per cui... e lo si trova soltanto negli Stati Uniti, esatto. Attualmente, però lo si può c'è fare... un modo per acquistarlo, sì, per, no, sì, Lucianone, sì. Lucianone, sì, sì, noi siamo, sì, pronti sempre per le ultime novità. Continuate a seguire i salotti se vi fa piacere, perché qui ci sono tutte le novità dell'ultima ora. Quindi se anche voi avete bisogno di un croccantino, fatevi un salotto di Luciano Simonelli, ve lo mandiamo questo croccantino, diciamoci. Ciao a tutti e buon'estate. Fate i bravi che vi vediamo, ne? Ciao.